Grande soddisfazione sul palco per il sindaco Rosa Piermattei, un capodanno stellare a San Severino, il pubblico delle grandi occasioni. L'avevate promesso come amministrazione e ci siete riusciti, con l'aiuto anche di tanti sponsor. Sì, una serata meravigliosa. Abbiamo iniziato il 2024 insieme alla popolazione, insieme a tutte le persone che sono volute venire qui in piazza, in questa bellissima piazza, ma tutto questo l'abbiamo realizzato, come ha già detto, con grazie agli imprenditori settempedani che hanno creduto in noi, che hanno creduto che era una cosa bella da fare qui in piazza, e lo ha dimostrato le migliaia di persone che abbiamo qui a festeggiare l'ultimo dell'anno, la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Noi, tutta amministrazione, siamo felicissimi e siamo contenti di aver potuto mantenere la promessa fatta. E ora ci aspetta di fare il prossimo anno a livello nazionale. Portare il saluto alla città di San Severino, un settempedano doc, il pluricampione Alberto Giuliani. Oggi una emozione doppia per te essere nella tua città in un capodanno così speciale, Alberto. Assolutamente sì, molto molto felice di essere qua, di vedere la piazza di San Severino piena di persone, piena di gente che fanno festa per questo 2024, tutto molto bello. E speriamo che sia un 2024 ricco anche di grandi emozioni sportive per te. Mi auguro di sì, il 2023 mi ha portato tanti regali, tante coppe, mi auguro che il 2024 ne porti altrettante. Special guest di questo capodanno in piazza, Patrick DJ, direttamente da Radio 105, tra poco pronto a salire sul palco. Ti aspettavi un'accoglienza del genere, Patrick, a San Severino Marche? Ciao a tutti, no, è incredibile. Quando mi avete chiamato sono stato molto contento perché conosco bene le Marche, ho fatto diverse cose negli anni passati e mi piace molto questa regione. Devo dire che non me l'aspettavo perché con un po' il meteo che ci diceva delle cose un po' negative, invece con tutta questa gente si è riusciti anche a spazzare via il brutto tempo e ci divertiremo un sacco anche questa sera qui a San Severino Marche.